Ci siamo lasciati con l'interrogativo se tutti possiamo diventare santi, e lo dobbiamo, ci dobbiamo sforzare di farlo, e diventando, incamminandoci in questo cammino di santità, noi spesso ci sentiamo scoraggiati perché non ci sentiamo adeguati. Ho già citato, e qui ci viene in aiuto una grande santa, Teresina di Lisieux, la quale, vedete, non ha fatto grandi opere, ma si è semplicemente fidata di Dio. E in una lettera che ho già citato, la lettera numero 197 del 17 settembre 1896, Santa Teresina ci fa capire chiaramente che Dio ci vuole santi scommettendo non sulle nostre capacità, sulle nostre potenzialità, sulle nostre grandi cose di cui potremmo essere capaci. No, Dio ci vuole santi scegliendoci e scommettendo proprio a partire dalla nostra debolezza, dalla nostra piccolezza, per essere e per incamminarci in questo cammino di santità che, lo ripeto, è di ogni cristiano, è di ogni battezzato. Noi dobbiamo avere fiducia nell'amore di Dio che guarda il nostro cuore e guarda le nostre fragilità. Dice Paolo nella prima lettera ai Corinzi: Dio sceglie ciò che è debole nel mondo per confondere i forti. Dio ci sceglie perché siamo deboli. Dio ci sceglie perché vuole confondere la saggezza umana. Dio non fa un progetto su di noi puntando, come ho detto, sulle grandi cose, ma fa un progetto su di noi a partire e fidandosi delle nostre fragilità, delle nostre piccolezze. Da parte nostra ci vuole solo quel senso di abbandono, quel senso di fiducia nella provvidenza, quel senso di, e quella certezza meglio, di essere amati e di sentirsi amati da questo Dio che scommette sulle mie fragilità. D'altronde, per dire queste cose, Santa Teresina da Lisieux, che è anche dottore della Chiesa, la quale ha vissuto la sua fede, ha vissuto il suo cammino di santità, la sua vocazione battesimale, semplicemente facendo la monaca, semplicemente vivendo la regola monastica dei carmelitani, semplicemente lasciandosi toccare il cuore e offrendo al Signore le sue fragilità. E se lo dice e se ce lo ripete una grande santa come Teresina di Lisieux, ma insieme a lei potremmo citare tanti altri santi. D'altronde il nostro Padre Pio aveva un'idea di sé molto, molto, io dico piccola, ma reale, perché era l'idea di un religioso che conosceva le proprie fragilità, conosceva le proprie debolezze, ma che si fidava di Dio. Si è fidato di quel Dio che ha scommesso su di lui e si è fidato di quel Dio che ha scommesso sulle sue debolezze, sulla sua piccolezza, per confondere il mondo, cosa che poi abbiamo visto. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!